Sulla carta non dovrebbero esserci problemi per il notaresco di Epifani. L'agnonese, in fondo alla graduatoria, non sembra poter impensierire la corazzata rossoblù, non solo per i nomi, ma soprattutto per l'andamento stagionale, che lascia poche speranze. Poche le fiammate e le note positive, ma sicuramente mai abbassare la guardia da una parte e mai mollare fino alla fine dall'altra, fischia Gallo di Castellammare di Stabia. Il primo pericolo arriva al quarto, punizione di Frulla a pescare Gallo in area, destro al volo del 33 e palla che sfiora il palo tra gli applausi del Savini. Tre minuti dopo Dos Santos approfitta di un buco e serve Palumbo, ma il recupero difensivo dell'Agnonese finisce in angolo. Al 25esimo il notaresco passa, solita punizione di Frulla e palla in area dove arriva Gallo che evidentemente col braccio sblocca la gara. Vibranti e giuste le proteste, ma Gallo, dopo un consulto con Tagliaferro di Caserta, convalida. Nemmeno due minuti e i rossoblù sfiorano il raddoppio. Banegas dal piazzato trova l'incrocio. Al 40esimo gli ospiti sfiorano il pari, il destro improvviso di Sosa costringe Shiba agli straordinari, mandando in angolo. Applausi per entrambi e azione che merita di essere rivista. All'ultimo minuto del recupero concesso, doppia occasione per i padroni di casa. Dos Santos vince un duello, serve Marchionni che scarica il mancino, Caputo respinge e poi Bianciardi sfiora il palo alla sinistra dello stesso numero 1. Nella ripresa stessi effettivi d'inizio gara e punizione di Frulla dopo un affondo di Palumbo. Il destro dell'esperto numero 8 finisce alto. 19esimo, bello scambio Marchionni-Dos Santos-Marchionni. Il destro finisce alto, ma passa pochissimo e il notaresco raddoppia. Il solito Banegas si mette in proprio e la sua sassata si spegne in fondo al sacco con Caputo impietrito. Prima della mezz'ora Palumbo sfiora la terza rete, arriva col piattone l'ex Pineto, ma straordinari sono i riflessi di Caputo. Ora Epifani pensa al Tolentino, out Palumbo, Banegas e Marchionni, dentro Paganin, Mancini e Cancelli. Non succede più nulla, o quasi. Poco prima del fischio, infatti, c'è il break di Cancelli, che dopo uno slalom calcia, ma il migliore tra gli ospiti, Caputo, smanaccia ed evita lo 0-3. Missione compiuta per il notaresco in una gara che nascondeva la solita insidia, la deconcentrazione. Agnonese più che dignitosa, ma che serve a poco per la classifica. Mister, era importante vincere, era importante gestire le forze e le energie e soprattutto non farsi male e subire sanzioni disciplinari. Sì, la prima cosa è importantissima, perché quando giochi questi tipi di partite sei obbligato a vincerle, quindi diventano scomode anche da giocare. E è andato tutto liscio, abbiamo cercato di far rifiatare anche qualcuno e questa è la cosa più importante. Vincere era fondamentale, perché quando incontri certi tipi di squadre devi cercare di vincere a tutti i costi. E la squadra l'ha fatto creando tante palle gol, quindi siamo già proiettati a mercoledì, che è una partita difficile e importante. Loro tre punti, ma sotto l'aspetto dell'impegno, insomma, hanno fatto vedere che hanno voglia ancora di combattere e di salvare la categoria. Ma questo lo sapevo, perché loro nelle ultime due settimane hanno fatto una rivoluzione, ho visto dall'inizio di febbraio ad oggi hanno preso 15 giocatori, hanno cambiato allenatore due volte, quindi è una squadra che ci crede, ma fanno bene, perché il campionato è ancora lunghissimo, e quindi sapevo l'insidia di questa partita, perché poi chi non conosce magari i giocatori che stanno dall'altra parte, hanno fatto dei buoni acquisti, secondo me, e mi hanno destato anche una buona impressione. E quindi sapevo l'insidia di questa partita, però i ragazzi sono stati bravi, abbiamo creato tante palle gol, ci siamo messi al pari loro, perché loro ti fanno giocare anche male, sporco, e ci siamo messi al pari loro, abbiamo creato, forse il rammarico è che potevamo fare qualche gol in più. Sotto l'aspetto individuale Simoncini è cresciuto, sta crescendo parecchio anche sotto l'aspetto della cattiveria agonistica, se l'aspettava oppure una lieta sorpresa da parte del 23? Ma ce l'aspettavamo un po' tutti, siamo contenti, perché noi, oltre al fatto di avere una squadra importante, ci teniamo anche a lavorare con i giovani. Noi abbiamo giovani importanti, abbiamo Sorrini, abbiamo Simoncini, abbiamo lo stesso Massarotti 2002, abbiamo i 2000 e i 99, secondo me sono giocatori che ci lavoriamo giornalmente e siamo contenti della loro crescita. Per Simoncini mi fa piacere, perché è un ragazzo che ha fatto grandi passi in avanti, anche sotto l'aspetto fisico,
e di questo ne siamo contenti e continuiamo a lavorare con i giovani perché poi abbiamo un settore giovanile che negli anni ha sempre lavorato bene, anche nei tempi quando stavo io a San Nicolò, abbiamo sempre cercato di tirar fuori qualcosa e questo è merito di chi lavora sotto, da Luciano Di Giampaolo a tutti gli allenatori che lavorano sotto, poi sta a me lavorarci e metterli in campo quando li ritengo pronti. Mister, ovviamente i cambi per Banegas, per Palumbo, per lo stesso Marchionni, hanno avuto un riflesso guardando ovviamente alla gara col Tolentino di mercoledì. Che gara sarà? Perché insomma diversa sicuramente rispetto a quella di oggi. Ma sarà una gara difficile, è una squadra che sta in salute, è una squadra che poche settimane fa ha fatto 4 gol al Campobasso, quindi è una squadra da prepararla molto molto bene, ma i ragazzi lo sanno, già ne abbiamo parlato adesso a fine partita, sappiamo che ci tocca una partita difficile. Per quanto riguarda i cambi siamo obbligati a far riposare perché poi noi veniamo da un tour de force importantissimo, abbiamo giocato talmente tante partite in un mese che i ragazzi hanno anche bisogno di riposo. Delle volte la cosa migliore è riposarsi invece di giocare, ma noi ci tocca giocare e quindi dobbiamo anche gestire i minutaggi e quando c'è la possibilità, come oggi, come la partita di oggi e come la partita di Porto Sant'Elpidio, cerchiamo di gestire anche questa cosa che è una cosa importante. In diretta ho detto, ne sono successe talmente tante al Notaresco quest'anno che quando ne succede una a favore si accoglie in maniera col sorriso, diciamo così, non solo perché ha permesso alla sua squadra di sbloccare il match. Sì, ma è normale che quando ci viene qualcosa a favore sembra qualcosa di strano, però non ci dimentichiamo che noi in 3 partite abbiamo lasciato almeno 7 punti per strada, ma lasciati veramente, non perché per colpe nostre, ma per colpe di qualcun altro. Oggi sicuramente l'episodio è sicuramente un episodio da rivedere. Però credo che non si discute sulla vittoria della partita perché la squadra ha creato tante palle gol e quindi è un episodio della partita ma non influente al risultato finale perché poi la squadra abbiamo fatto gol con il secondo gol con Banegas ma abbiamo avuto tante occasioni quindi credo che è un episodio positivo a favore nostro che io avrei voluto averlo in situazioni diverse magari una partita equilibrata e magari la vinci anche 1-0 è una cosa che noi ce lo meritiamo anche tra virgolette per quello che è successo, però a parte questo, a parte la battuta, ripeto, è un episodio che non entra nel risultato finale perché abbiamo vinto meritatamente. Mister, ci voglio tornare anche oggi. Un tiro importante da parte dell'Agnonese, quello di Sosa, è pronta la risposta di Sciba, che anche se rimane freddo, tra virgolette, per 90 minuti, quando capita l'occasione per gli avversari, risponde sempre presente. Ma Clevis, l'ho detto anche l'altra volta, è un giocatore che ho portato io Lo qui. rimarco perché spesso nel Notaresco si parla dei giocatori, tra virgolette, di nome che fanno gol, che fanno belle giocate, ma mai, non so, dei difensori piuttosto che dell'estremo difensore. Ecco, quindi mi piace rimarcare questa situazione. Sì, all'esterno è così, ma all'interno io rimarco sempre tutti perché poi ci sono giocatori che magari lavorano per la squadra e si vedono di meno esteticamente, però sono giocatori importanti. Clevis sono contento perché è un ragazzo che ho portato qui e ha fatto una crescita veramente importante. E questo qua non mi prendo i meriti io, ma mi prendo i meriti li do all'allenatore dei portieri, che ho detto già l'altra volta che Gianni Di Giacomo, che sta lavorando benissimo con lui e con De Maglia che è 2001 e ci abbiamo altri 2003 che lavorano con lui, che stanno crescendo molto. Quindi rientra nel discorso di prima dei giovani, quando ci si lavora poi i risultati si vedono e bisogna dargli fiducia perché poi bisogna dargli fiducia. La maglia messa in mostra di Colombatti dimostra che è un gruppo e naturalmente per vincere campionati così difficili c'è bisogno dei piedi buoni, ma anche dell'affiatamento tra i tanti che avete in rosa. Questa è un'altra cosa che ho sempre sottolineato, questo è un gruppo straordinario, a partire dalla prima partita di Catania ad oggi, è una squadra che si è sempre rialzata insieme. E io che vivo la quotidianità di questo gruppo posso dire che è un grandissimo gruppo, ragazzi che siamo stati bravi insieme al direttore a fare veramente una chimica importante, perché è un gruppo importante. E quindi quando stanno bene insieme vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Per Gabriel si è operato l'altro ieri, per noi è un giocatore importante, ma non come calciatore, ma come uomo, perché poi è un ragazzo che
veramente un grande ragazzo, e ci auguriamo che possa riprendersi il prima possibile e che l'anno prossimo possa stare qui, perché è un giocatore di una valenza umana importantissima.